Buonasera, benvenuti ad Assisi, benvenuti alla finale regionale del Cantagiro 2018 per quanto riguarda l'Umbria, le Cantagirine dell'edizione 2018. È un piacere averle su questo palco, faccio un po' di spazio così le potete vedere nel loro splendore. Le Cantagirine sono vestite da Civico 1 di Gualdo Tadino, facciamogli un grandissimo applauso. Jessica, Elena, Chiara, Azzurra. Poi me ne devo ricordare, nel corso della serata non sarà facile. Iniziamo questa grande finale, questo pomeriggio abbiamo avuto i bambini delle categorie junior e baby, adesso avremo quelli più grandi. Si giocheranno la vittoria e il vincitore. È calato il sipario sull'edizione Umbra del Cantagiro 2018. La storica manifestazione nata nel 1962 per volontà di Ezio Radaelli, che negli anni ha attraversato l'Italia a caccia dei migliori talenti della musica. Da Little Tony ad Adriano Celentano, passando per Bobby Solo, Gianni Morandi, Caterina Caselli e tantissimi altri. Dal 2005 il nuovo patron è Enzo De Carlo, impresario e manager calabrese, che negli anni ha riportato il Cantagiro nelle piazze, dando lustro ai talenti di oggi e di domani. Siamo con Enzo De Carlo, patron del Cantagiro, e con Elvino Echeoni, il direttore generale. Da 13 anni ha ripreso in mano questo marchio storico che negli anni ha lanciato tantissimi artisti. Diciamo che la sua mission è quella di ritrovare magari i futuri Jimmy Fontana, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, e siamo sulla strada giusta. Ma vedo che 13 anni, mi hai ricordato tu i 13 anni, perché io avevo perso il conto dal 2005, in realtà sì. Sono 13 anni. Sì, e andiamo un po' nella speranza, nei momenti così, di trovare dei ragazzi che abbiano comunque delle alte qualità, abbiano comunque una presenza importante, scenica, che possa dare, destare interesse nel mondo discografico, nel mondo del business, della musica, del canto. Trovare i personaggi importanti, noi ce la stiamo mettendo tutta, sperando di riuscirci. Senz'altro, se non si va in giro, se non si fanno delle selezioni, non è facile poterli individuare. Allora noi come Cantagiro andiamo nelle varie regioni d'Italia facendo delle audizioni e dando l'opportunità a molti di questi ragazzi e ragazze che vogliono intraprendere un po' questa difficile carriera di lavoro. Chiamiamola di lavoro fra parentesi, perché oggi come oggi di lavoro è difficile mangiare con la musica, ma assolutamente sì, ma in genere nell'arte è difficile mangiare, perché purtroppo in Italia è una carenza importante, quella che ai noi ci porta a fare che la cultura, lo spettacolo è destinato solamente a delle persone che abbiano comunque delle qualità senz'altro, però hanno fatto un percorso di studi, di preparazione, che quella è la cosa necessaria per poterlo fare. Mi ha fatto venire in mente una cosa riferita al fatto che in Italia l'attività del musicista, o comunque di chi lavora nell'arte, non sia considerata in realtà un mestiere. In un'intervista con la mamma di Claudio Baglioni, dopo il successo di Questo piccolo grande amore, quindi eravamo già a metà degli anni 70, quando chiedevano alla mamma che lavoro fa tuo figlio, lei rispondeva il musicista, e gli altri ma di lavoro che fa? E questo la dice lunga su quanto in realtà sia difficile riuscire a vivere di musica. Negli anni è cambiato l'approccio dei ragazzi che si propongono, diciamo, al Cantagiro, o che comunque cercano di fare questo come mestiere? Ma sì, è cambiato senz'altro, è cambiato le situazioni, la tecnologia, il modo di promuoversi, la promozione adesso sui social, le cose è più veloce ed è più immediata, una volta era un po' più difficile. Conseguenza anche la povera mamma di Claudio Baglioni,
che adesso non è più povera, bensì è tutt'altro che povera, aveva il dubbio della... Adesso poverina non c'è più, quindi. Poverina non c'è più, che poteva il dubbio di sapere cosa potesse fare suo figlio di mestiere, perché allora era un altro l'indicazione dei giovani, quella dell'impiego statale, dell'impiego di tranquillità per i genitori. Adesso è mancato anche questo e i genitori sono ancora più preoccupati di allora. Ecco, mi sposto da Il Vino Che Uni, il direttore generale, parliamo anche di un altro tipo di arte, la sua. Lei è un pittore affermato, qui in veste di direttore generale del Cantagiro, lo stesso discorso vale credo anche per le arti figurative, no? No, io adesso mi sono ricordato quando andai per la prima volta a parlare con i miei suoceri, i futuri suoceri, e quando dissi che ero pittore, musicista, e mio suocero tranquillamente disse: ma poi che lavoro vuoi fare? E quindi la dice lunga, e quindi confermo quanto, e parliamo anche di qualche anno fa, questo interesse da parte dei media e della mentalità in Italia. È veramente, quando uno dice è un artista, tutti quanti dicono è precario, e non è assolutamente vero, perché ci sono artisti che lavorano, io ho girato molto nel mondo, e quando uno dice o è musicista o è pittore o è attore, è una professione come un'altra. In Italia c'è questo modo di pensare che poi che fai, che cosa vuoi fare, la mentalità del posto fisso forse ha condizionato questo. Tornando all'Umbria, la finale regionale di Santa Maria degli Angeli se l'è portata a casa in Marecano, 23enne di origine napoletana ma residente a Perugia, che con Come in ogni ora di Karima ha conquistato pubblico e giuria, approdando direttamente alla finale nazionale del Cantagiro, in programma a Fiuggi il 6 ottobre. Prego Imma un po' più vicino. Imma ci fa ascoltare un pezzo di Karima. Esatto. Come in ogni ora, Imma Recano sul palco del Cantagiro. Azzurra e Michela, quanto siete alte. Cantagirine basse il prossimo anno. Come in ogni ora.
Grazie di averci regalato questa perla, il pubblico credo che abbia risposto molto molto bene. Allora, grazie Imma, prego, andiamo avanti con il prossimo o la prossima artista. In una piazza Garibaldi gremita, a Santa Maria degli Angeli, si è svolta appunto la finale del Cantagiro Umbria, con oltre 30 artisti tra junior, baby ed adulti, che, accompagnati dalle cantagirine dell'edizione 2018, si sono esibiti a partire dal tardo pomeriggio. Siamo onorati di essere in questa straordinaria piazza, in piazza Garibaldi, e di avere qui alla mia sinistra questo capolavoro dell'edilizia ecclesiastica. Questa è la finale regionale del Cantagiro in Umbria. Questo pomeriggio avremo la categoria junior e la categoria baby, e poi a partire dalle ore 21:15 ci saranno i più grandi. Il giro non promette nulla, è soltanto un'opportunità per farsi vedere. Allora, nel frattempo ringrazio le nostre cantagirine, ci vediamo dopo, saranno loro ad accompagnare i cantanti sul palco, le cantagirine dell'edizione 2018. Le troveremo tra un po'. Ringrazio anche l'Unicef, che da quest'anno è partner ufficiale del Cantagiro, e poi per quanto riguarda l'Umbria, Io Posso, oltre SLA, l'associazione che in qualche modo cerca di dare una possibilità, una visione diversa ai malati di SLA, ma anche di altre malattie invalidanti. Le selezioni sono partite nel mese di marzo dai locali di alcune città dell'Umbria. Successivamente la carovana del Cantagiro, come da tradizione, si è trasferita sui palchi estivi, toccando Rigali di Gualdo Tadino e Spina di Campello in provincia di Perugia ed Ospedaletto di San Venanzo e Narniscalo in quella di Terni. Buonasera, le Cantagirine dell'edizione 2018 a Narniscalo, il Cantagiro per il terzo anno consecutivo fa tappa qui in questa splendida location. Fate un applauso alle Cantagirine che vestono 1962 Cristina, Lucia, Benedetta, Rebecca e Beatrice. Le vedremo nel corso di questa serata, accompagneranno i nostri cantanti. Alle mie spalle invece adesso vedete la giuria, ma tra un po' vedrete coloro che il Cantagiro lo hanno fatto nel corso di questi anni, che hanno fatto la storia del Cantagiro. Tantissimi artisti, li vedete anche qui alla mia sinistra, nel corso degli anni hanno calcato questo vostro stesso palco. I junior che rispondono al nome di Angelica Dottori, facciamole un applauso. Eccola, voi che siete rimasti. Voi che siete rimasti vivi. Ilenia Denaro, che è di là. Stella Merano e Maria Sole Fazzi. La giuria all'unanimità ha deciso che tutti e quattro devono arrivare alla finale regionale di Santa Maria degli Angeli, perché davvero sono bravissimi. Pari merito. Tutti a pari merito, complimenti. Great, davvero, great. Maria Sole, Stella, Ilenia ed Angelica, un passo avanti e prendetevi il meritato applauso. Poi intanto adesso è rimasta poca gente, ma lo rivedono in TV e l'applauso ve lo fanno tutti quelli che ci seguono. Grazie. Give me everything I need. Give me lifetime.
Giro. Grazie Alessandra, ci vediamo dopo. In un mondo che non si vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre degli occhi tuoi, e nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, e si innalza altissimo, e va, e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi ritardi è indifferente, ed è sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che... Poi voglio dire che a 10 anni bisogna stare attento alla scelta delle canzoni. Non si può parlare d'amore a 10 anni. Questa è la colpa forse o dei genitori o delle maestre. Che io, ma tu sei già innamorata, vero? Non vado d'accordo con le maestre. Facciamo cantare come Ponziani, 44 gatti, andiamo allo Zecchino d'Oro, cominciamo con queste canzoni, d'accordo? Cristina D'Avena ancora va avanti con le canzoni dei bambini, ai bambini bisogna che cantano le canzoni dei bambini. Marzia. Io sono d'accordissimo perché anche secondo me forse non è una cosa molto popolare che dico, anche per me i bimbi devono cantare canzoni dei bimbi, non c'è, sono intonati, sono bravi, sono molto carini, sono belli anche, però non c'è quell'esperienza che ti permette di cantare una canzone d'amore, perché sono piccini, quindi i 44 gatti vanno bene perché lui ama i gatti. Ce n'ha 44, lui, contentissima lui la famiglia. Lui è un gattino, anche lui è un gattino, e quindi secondo me... bisognerebbe che i bimbi cantassero le canzoni dei bimbi, ma questo l'ho sempre detto e non è la prima volta che lo dico e continuerò a dirlo, e do ragionissima al guru per tutto. Bene. Sul podio con Imma Recano anche Chiara Buono, 17enne di Perugia, che si è guadagnata il secondo posto ricordando Lucio Battisti, a 20 anni dalla sua scomparsa, interpretando magistralmente Pensieri e Parole. Chiara Buono, Pensieri e Parole, Jessica e Serena. In bocca al lupo, Chiara! Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia realtà, e tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, e tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore
vano, la paura di essere preso per mano, che ne sai, l'amore mio. Un omaggio migliore non lo poteva ricevere. Chiara Buono, pensieri e parole. Grazie Chiara, ci vediamo dopo. La voce era di Lucio, quella del duetto. Medaglia di bronzo per Martina Favilli, sedicenne di Narni, che ha messo in luce la sua anima rock proponendo Cure Me, portata al successo da Elisa. Martina Favilli sul palco del Cantagiro. Prego, cantagirine, Jessica e Serena. Buonasera. Buonasera. Educazione prima di tutto, giusto? We'll be right back.
quanto riguarda i più giovani, quelli della categoria junior, dedicata ai nati dal 2004 al 2007, vince Maria Sole Fazzi, 12 anni, di Gualdo Tadino, già vincitrice nazionale del cantagiro categoria baby, con It's a Man Words di James Brown. Maria Sole Fazzi, la vincitrice della categoria junior, ci fa ascoltare It's a Man Words. Bene. Non so perché ogni volta che presento questa, tipo quando presento Perdono, lo sai come faccio? Ci fa ascoltare Perdono. Dai, dai. Maria Sole Fazzi, Jessica e Serena, le cantagirine. Secondo posto a pari merito per Sofia Morcellini di Panigale e Stella Merano di Fossato di Vico. Sofia Morcellini, 14 anni, ci va a ascoltare? Pensa, bocca al lupo Sofia. Thank you.
Tra i più piccoli, categoria baby, quella dei nati dal 2008 al 2012, vittoria per Elisa Zigliara di Rieti. Elisa Zigliara, in bocca al lupo, Elisa! Bocca al lupo! Grazie! Bravo! Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre più ti vedo, oltre più ti vedo. Giro, giro tondo, guardati un buon giorno, guarda tuo fratello, è lui questo quello. Gira, gira in tondo. Giro, giro e parto nel profondo. Giro, giro tondo, gli amici mi circondo. Restasse giù la terra, finisse una guerra. Gira, gira ancora, il mondo si colora. Di gioia e d'allegria che si stretta forte. La tua mano alla mia, gira il cerchio su questo mondo vecchio. Sul palco come ospite anche Carla Paradiso, vincitrice dell'edizione Umbra del 2017 e terza classificata alla finale nazionale del 2017, e gli Opera Nomade Tribute Band, cover band ufficiale dei Nomadi e gruppo spalla del cantagiro in Umbria. Ti fa ascoltare un pezzo di Whitney Houston? Sì, The Greatest Love of All. Ma sentite quanto è brava, e lo sapete. Posso? Prego. Volevo fare una dedica a un mio amico, Angelo Sant'Angelo, che è un grande beatboxer che ha vinto una battaglia grandissima e difficilissima. Angelo Sant'Angelo, Sant'Angelo. Fatta a Santa Maria degli Angeli, non c'è posto più adatto. Carla Paradiso, l'applauso di Santa Maria degli Angeli, The Greatest Love of All, Whitney Houston sul palco del Cantagiro.
chiaro come il sole. L'avete vista? Del mattino. Tutto in diretta, eh? Chissà dov'era casa mia. Ma quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io. Vagabondo che non sono altro. Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Ancora! Vagabondo che sono io. Vagabondo che non sono altro. Soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. I molti artisti umbri che insieme ai primi tre classificati sono approdati alle fasi nazionali del concorso si stanno esibendo in questi giorni a Fiuggi, quartier generale del Cantagiro 2018. L'obiettivo non è soltanto raggiungere la finalissima nazionale, ma soprattutto vivere un'esperienza che, a prescindere dal risultato, formerà in piccola parte gli uomini e le donne del domani, indipendentemente dal loro lato artistico. In questi giorni a Fiuggi ce ne sono tanti di ragazzi che vorrebbero fare gli artisti come prima attività. Un consiglio che si sente di dare, l'X Factor, esiste? Ma io credo che i ragazzi si devono impegnare, ci devono credere, si devono divertire, devono avere tanta passione e lavorare molto. Sentivo prima, dicevi, qualcuno in questi 13 anni, noi ne abbiamo diversi che stanno sulla strada giusta e diversi che stanno facendo la professione a alti livelli, perché poi non è soltanto andare in Rai, ci sono tanti locali, tante balere in tutta Italia, siamo il paese del turismo, quindi ci sono un sacco di locali che danno lavoro e quindi uno può fare la professione, vivere tranquillamente anche non stando in Rai. Riempendo magari San Siro, ecco, esatto. L'Olimpico. Oltre che quest'anno appunto abbiamo avuto vari ragazzi che sono stati a Prodigi, anzi il vincitore di Prodigi, Marco Boni, era partecipato con noi al Cantagiro. La Paradiso, anche parliamo di Rai, la Saremo Young, quindi abbiamo avuto e avranno sicuramente un futuro importante, ma già nei tempi passati, non so, con la gestione di Enzo De Carlo, la stessa Loredana Errore che arrivò a combinazione seconda con il Cantagiro e grazie anche alle referenze del Cantagiro, perché poi è sempre una medaglia che uno mette, partecipare, arrivare alle finali o addirittura vincerlo il Cantagiro. Partecipò ad Amici, arrivò seconda, la nostra Giulia Miccoli che ha vinto lo scorso anno e due anni fa Flavio Capasso sono stati a fare delle esibizioni ospiti in Canada, a Montreal, e alle finali vengono sempre dei grossi produttori, discografici e quant'altro. Quindi non ci resta che ricordare il giorno della finalissima, lo ricorda il patron, il 6 ottobre? Il 6 ottobre è la finalissima di tutto il nostro lavoro di ricerca, speriamo che vinca il migliore. E speriamo che sia un anno di grande promozione, di prospettivi di lavoro, per ritornare al discorso lavorativo che tu facevi prima. Quindi l'appuntamento 6 ottobre, Teatro Comunale di Fiuggi, finalissima del Cantagiro 2018. Oh, 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 oh.
volta giro è questo, festeggiare sul palco. Davvero è sempre un'emozione, grazie di essere stati con noi, ci vediamo il prossimo anno.